Allora, la radiazione cosmica di fondo è una radiazione elettromagnetica che permea l'universo e quindi è una prova del modello universale del Big Bang. Nonostante, diciamo, lo spazio tra le stelle e la galassia sia visibile con un telescopio tradizionale e si risulti nero, quando noi utilizziamo un radiotelescopio è possibile rilevare una radiazione isotropa, significa che, diciamo, emette energia in quelle direzioni e quindi però che ha intensità maggiore nella parte, diciamo, del microonde, quindi dello spettro elettromagnetico. Questa radiazione cosmica viene scoperta nel 1964, ma confermata nel 1965 e, diciamo, ottenuto il premio Nobel nel 1978. Allora, fin dall'inizio degli anni 60 non c'era un modello teorico che potesse spiegare con esattezza tutte le osservazioni, diciamo, cosmologiche. Da un lato c'era il modello del Big Bang, che quindi, secondo questo modello, l'universo si stava espandendo a partire da una densità e delle temperature infinite, e in questo modo evolveva attraverso diversi stati fisici. Ma a quest'idea si contrapponeva un'altra, che è quella dello stato stazionario, per cui praticamente l'universo era immutabile. E quindi anche se si aggiungeva una creazione, diciamo, dal nulla, quindi che aggiungesse uno stato di materia, comunque si manteneva sul status quo. Allora, questo portò all'ostilità tra due fisici importanti, che sono Game e Hoyle, che venne poi, diciamo, finisce questa ostilità nel 1964, quando captarono un eccesso di rumore nell'antenna radio diciamo, dalle caratteristiche del microonde. Questo rumore non viene riconosciuto come di origine celeste e quindi non dipendeva dalle cause locali o da altre cause. A poca distanza da questa antenna, quindi da questo rumore che venne scoperto, c'era un altro gruppo di cosmologi che diciamo, guidato da Robert Dicke, che stava nel, cerche, cioè, nel frattempo cercando di captare questo segnale. E quindi dimostrando che il calore residuo del Big Bang, che appunto ha attraversato una fase più calda e più densa, si è raffreddato fino a raggiungere temperature di pochi gradi sopra lo zero assoluto. E quindi dimostrare a questi altri due fisici che in realtà il modello vero del Big Bang era corretto e quello dello stazionario no. Quindi si arriva alla fine alla conclusione che questa conclusione è che il modello teorico del Big Bang era quello esatto e che se l'universo aveva attraversato davvero una fase più calda e più densa, doveva mostrare nella propria immagine delle fasi più calde e più fredde in base anche alla densità. E quindi la conferma diciamo, di queste due previsioni del Big Bang, quindi si arriva anche alla conclusione che, dato che ha una distribuzione di energia che è uguale, se ha le caratteristiche di un corpo nero, e quindi diciamo, questa conferma, diciamo, questa ricerca è stata inseguita da molti cosmologi, da molti, diciamo, da molti fisici, tant'è che è una ricerca che, diciamo, viene ancora tuttora, diciamo, si vogliono avere delle affermazioni, ancora più affermazioni. Fino a quando la NASA, tramite un satellite, ha fatto esperimenti che sono detti FIRAS, che bastavano 9 minuti per capire che lo spettrometro aveva, diciamo, che in realtà la natura della radiazione cosmica avesse una natura di un corpo nero e una temperatura di 2,725 gradi Kelvin. Questo successo di Cube che ha ottenuto fu, diciamo, una ricerca senza precedenti perché non si è mai visto, diciamo, un settore più competitivo di questo, diciamo, non solo della cosmologia ma anche della fisica in generale. E diciamo, i risultati che Cube ha ottenuto, anche grazie a tantissimi esperimenti che ha fatto non solo per terra ma anche utilizzando degli apparecchi montati su palloni stratosferici, diciamo, fu il primo esperimento fisico a ottenere nel giro di poco meno di 30 anni due premi Nobel. Allora, questa la scoperta di questa radiazione cosmica di fondo è molto importante non solo per la fisica, ma anche per, diciamo, per scoprire la formazione dell'universo, quindi la cosmologia, e quindi per scoprire l'origine delle galassie. Allora, in fisica un corpo nero è un oggetto ideale che assorbe tutte le radiazioni elettromagnetiche senza rifletterle, e appunto viene chiamato nero proprio perché segue l'interpretazione classica del colore dei corpi. Un corpo nero, assorbendo tutta l'energia incidentale, diciamo, secondo la legge di conservazione dell'energia,
rirradia l'energia che è stata assorbita. Però questo viene considerato un'idealizzazione fisica perché in natura non ci sono comunque ancora corpi che riescono a rispettare questa caratteristica. La radiazione emessa da un corpo nero viene chiamata appunto la radiazione del corpo nero, mentre la densità dell'energia irradiata viene chiamata spettro di un corpo nero. Questo spettro di un corpo nero ha la caratteristica di avere, diciamo, una forma a campana, e questo dipende solo esclusivamente dalla temperatura e non dalla materia che lo compone. Diciamo che allora, la presenza, la distanza tra un oggetto reale, come per esempio il Sole, oppure un corpo nero, appunto, permette di individuare la composizione chimica di questo oggetto, come appunto nell'esempio del Sole, l'idrogeno e l'elio. Questa analisi viene fatta attraverso la spettroscopia. Negli esperimenti in laboratorio, per, diciamo, il corpo nero viene individuato. Quindi stavo dicendo, negli esperimenti in laboratorio un corpo nero viene individuato, viene, diciamo, costituito da un oggetto cavo mantenuto a temperatura costante, e le pareti assorbono e cedono, emettono energia, e questo, cioè, su tutte le possibili lunghezze d'onde elettromagnetiche. Il Cosmic Background Explorer, a volte citato come Explorer 66, è un satellite che è stato lanciato dalla NASA il 18 novembre 1989, per, diciamo, misurare lo spettro della radiazione cosmica di fondo a microonde, che può essere anche detta CMRBR. E quindi cercava anche di individuare le disuniformità che aveva questa radiazione. Questa missione fu un successo, e infatti la CMBR aveva uno spettro nero di temperatura 7,2,726 Kelvin. E nel 1992 furono anche pubblicate delle mappe che erano state fatte appunto dalla COBE, che appunto è la Cosmic Background Explorer. Per, diciamo, la misurazione di queste variazioni di temperatura sono state molto fondamentali per l'evoluzione della cosmologia. Infatti si ebbero anche una serie di esperimenti per misurare con maggiore probabilità quali fossero, diciamo, le proprietà della CMBR. Allora, ci sono due persone più importanti che fecero questa radiazione: sono appunto Pancias e Wilson. Pancias era un fisico statunitense. Ebbe il premio Nobel appunto per la scoperta della radiazione cosmica di fondo, e poi c'era Wilson, che era un astronomo fisico sempre statunitense. Le anisotropie sono delle radiazioni appunto cosmiche di fondo, presentano altre isotropie, e questo è un indice notevole di omogeneità del plasma primordiale. E questa omogeneità però non porterebbe alla formazione di galassie o ammassi, e dato che comunque queste cose cioè, ci sono, quindi attraverso, cioè, siccome ci sono queste galassie e ammassi, riusciamo a capire comunque la presenza di questi oggetti viene individuata dall'anisotropia del plasma. E la CMBR dice che ci sono due tipi di anisotropia, chiamate anisotropia primaria e anisotropia secondaria. L'anisotropia primaria deriva dagli effetti che si verificano sulla superficie dell'ultimo scattering e del primo, e l'anisotropia secondaria è legata ad effetti come le interazioni con il gas caldo oppure potenziali gravitazionali, tra cui l'ultimo scattering è l'osservatore. Alcune scoperte che comunque. Vabbè, no.
Appunto, ci sono alcune scoperte che portano all'ipotesi di un universo di evoluzione a partire dal momento iniziale, appunto il Big Bang, e appunto tra queste scoperte c'è appunto la radiazione cosmica di fondo, quindi appunto è un'ipotesi che porta all'universo di evoluzione, proprio a partire dal Big Bang. E vabbè, questo sono, diciamo, un glossario.